Ok ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati all'ultimo video di questa serie e oggi parleremo di Cards Addiction. È un tema che non ho mai trattato, credo. Io mi ricordo praticamente subito i video che faccio. Però no, è un tema che non ho mai trattato e molti di voi credo che si trovano in questa situazione. Per cui vale la pena parlarne. Che cos'è la Cards Addiction? È un fenomeno in cui c'è una sorta di dipendenza dai carboidrati che purtroppo molti noi nel campo del bodybuilding e fitness confondono con un senso di fame genuino, buono, e altri invece si rendono perfettamente conto che non è fame, ma su questo arriveremo tra un attimo, che ci porta proprio in questa situazione in cui il nostro corpo inizia a richiedere carboidrati, utilizzare carboidrati in sproposito. Quindi che cosa vuol dire? Che ricercheremo continuamente carboidrati, andremo a mangiare tanti carboidrati, però tendenzialmente tutti gli altri nutrienti, grassi in particolare, che andremo ad assumere, il nostro corpo li schiafferà direttamente nel tessuto adiposo, anche se c'è una carenza energetica, perché andrà sempre a ricercare i carboidrati. Quindi i grassi, meno male, non ci fa niente, ha difficoltà ad utilizzarli, li butta nel tessuto adiposo e c'è quindi quello squilibrio da un punto di vista della flessibilità metabolica di cui parliamo. Ovviamente ci farà percepire tanta fame e noi l'unico modo per colmarla è quella di mangiare altri carboidrati, ok? Allora, perché avviene questo? Partiamo con gradi, parliamo del concetto della regolazione insulinica della nostra glicemia. Voi sapete che noi abbiamo un valore che è la glicemia, che indica la percentuale o comunque la quantità di glucosio che abbiamo nel sangue, una quantità che non deve essere né troppo alta, perché sennò il glucosio va in giro, inizia a far danni a livello endoteliali, a livello cellulare, che è la situazione in cui si trovano e il rischio in cui incorrono i malati di diabete, neanche troppo bassa, perché in quel caso andiamo in coma ipoglicemico e moriamo, ok? Quindi il nostro corpo ha questo valore, questa glicemia, ed è perfettamente attrezzato per tenerla sempre all'interno di un certo range, che è soggettivo, attenzione, ok? Quindi non iniziamo a sparare glicemia alta, bassa, eccetera. Ci sono persone che stanno tendenzialmente abbastanza basse di glicemia, anche in bulk molto spinto, e atleti che invece stanno tendenzialmente alti anche in fasi di cut o di post contest, ok? In cui la sensibilità insulinica è comunque ottimale. Per cui questo range è soggettivo, però logicamente non deve sforare una certa soglia. Allora, per quanto riguarda quindi questa regolazione, com'è che funziona un po' il gioco? Noi abbiamo principalmente due ormoni. Il primo ormone è il glucagone, che è un ormone che è deputato ad aumentare la glicemia, principalmente, non è il solo che ha questa funzione, e un altro ormone che è l'insulina, che voi conoscete, che ha questa funzione ipoglicemizzante. Come funziona l'insulina? Va a stimolare dei recettori che sono i GLUT4, che stanno a livello muscolare, quindi le miocita, ma anche a livello del tessuto adiposo, quindi l'adipocita, e fa in modo quindi che questi recettori si aggancino con il glucosio che è nel sangue, lo immettano all'interno del tessuto, e quindi c'è questo effetto di diminuzione del glucosio. Perché entra per l'appunto nei tessuti. L'insulina è un ormone anabolico per eccellenza che non è settorializzato verso il tessuto muscolare, ma è aspecifico, quindi va sia a stimolare il GLUT4 a livello muscolare che a livello dell'adipocita. Questo è il motivo per cui è un ormone che appunto stimola sia l'immagazzinamento e le scorte di glicogeno muscolare, sia il fatto di prendere peso, ok, di ingrassare. Allora, che cosa succede in chi soffre di questa carbs addiction? Che, attenzione, non è una patologia, non è niente di diagnosticabile, ok? È una situazione in cui questa regolazione di insulina va ad inficiarsi. Perché? Perché il nostro corpo in qualche modo è attrezzato per, è brutto a dire, però iperreagire alle difficoltà. Cioè, sta sempre un po' sul chi va là, vedetela così. Quindi molto spesso avviene che quando andiamo a mangiare dei carboidrati, la risposta insulinica è una risposta molto forte. Questo soprattutto quando è che avviene? Quando questa immissione dei carboidrati è un'immissione molto netta, con un forte spike insulinico. Nel senso che quando i carboidrati, il glucosio, si alza di botto nel nostro sangue, quindi carboidrati semplici che vengono inseriti e che vengono immessi in torrente ematico, avviene che il pancreas subito vede questa iper aumento della glicemia e va a buttare, a pompare un sacco di insulina, ma ne pompa veramente tanta. Quindi a questo punto che cosa succede? Che l'insulina ha subito un effetto calmante, perché vuole evitare che questa glicemia aumenti, però calma un po' troppo, e che ci si ritrova in quella situazione che viene definita ipoglicemia reattiva, ossia non solo la glicemia torna ai livelli iniziali, ma tende a essere anche un filo più basso. Ora, non so quanti di voi hanno sperimentato una situazione di ipoglicemia, però tendenzialmente la sensazione è quella di avere veramente tanta fame, cioè ci si sente che si ha fame, si tende ad avere anche un po' magari la tremarella, a sudare freddo quando è molto spinta. Chi ha fatto diete molto strette, ha fatto allenamenti molto intensi, oppure succede anche in bulk spinto, quando per esempio io l'altro giorno abbiamo cambiato orario, ci alleniamo al mattino veramente appena svegli, quindi non faccio più il pre-workout,
e dopo l'allenamento di gambe dell'altra volta non sono riuscito a bere l'intra-workout perché mi sentivo nauseato e stavo a casa che veramente stavo in ipoglicemia molto forte, perché il mio corpo in questo momento di bulk tende a bruciare veramente tanto, quindi di default è un motore che gira tanto, non gli sto dando più il pre-workout, quindi lì per lì si è trovato spiazzato, continuava a bruciare abbastanza e quindi la sensazione è proprio questa di ipoglicemia. Non è una sensazione gradevole ed è una sensazione che comunque ti indirizza sempre a mangiare e ti fa richiamare il dolce. Perché il dolce? Perché il nostro corpo ancora non è stupido e da un punto di vista neurale e cerebrale subito si attiva per richiamare la cosa che più probabilmente è ricca di zuccheri, quindi un qualcosa di dolce. Per cui andiamo là e cerchiamo questo. Che cosa avviene normalmente? Che le persone tendono a far cosa? A mangiare carboidrati, e si riattiva il processo perché ovviamente c'è un forte spike insulinico di nuovo, a questo punto c'è una forte emissione di insulina che abbassa la glicemia di nuovo, un po' più bassa rispetto ai livelli iniziali, e questo processo continua. All'atto pratico cos'è che succede? Che abbiamo continuamente fame, nel senso che noi durante la giornata andiamo a mangiare e dopo un paio di ore ci viene di nuovo fame. Però attenzione, è molto importante andare a distinguere questa fame dal sano appetito che avviene molto spesso a noi atleti in fase di bulk. Il motivo per cui non ho fatto mai un video sulla carbs addiction è che è molto facile fraintendere questi sintomi e è anche un fenomeno che avviene abbastanza raramente nel nostro caso, quindi logicamente interesserà anche a meno persone. Ma cos'è che succede nello specifico? Non è la fame come la botta forte allo stomaco in cui ci si sente di aver proprio bisogno di mangiare perché ho veramente fame, ho bisogno di cibo, ho bisogno di carburante. È più una sensazione generale di, come dire, inquietudine, cioè dover buttare giù qualcosa e non si sa neanche di cosa si ha voglia nello specifico. Si ha generalmente la sensazione di voler mangiare dolce, però molto spesso si va in cucina, si apre, c'è proprio la sensazione di, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di buttarmi in bocca qualcosa, ho bisogno di attopparmi un attimo così. E da qua c'è un altro problema principale che è veramente il più insidioso di questo fenomeno di carbs addiction, che è il fatto che questa disregolazione ormonale non riguarda soltanto l'azione dell'insulina, ma riguarda anche un altro ormone, che è la serotonina, quindi il meccanismo di attivazione della serotonina da parte dei carboidrati. Questo che cosa comporta? Che i pasti non ci saziano mai veramente, cioè mangiamo, spillucchiamo, ci attoppiamo, eccetera, ma non siamo mai veramente sazi e appagati, soprattutto, di quel che mangiamo, ma questa difficoltà di avere un ambiente serotoninico a livello cerebrale inficia anche il sonno, quindi dormiamo peggio, non riusciamo ad avere quella clearance di dopamina, non riusciamo a avere un sonno veramente qualitativo, e questo comporta che siamo tendenzialmente più affaticati durante la giornata, che è una fatica che si accumula a questo vago senso di malessere, di bisogno di attopparsi, eccetera, che ha questo continuo sbalzo glicemico, perché gli sbalzi glicemici sono la cosa che più in assoluto ci tende a far sentire spossati, quindi sostanzialmente non siamo mai veramente tanto riposati, durante la giornata siamo letargici, siamo tendenzialmente stanchi, siamo poco attivi, e in parallelo a questo abbiamo sempre un pochetto di fame, abbiamo sempre un continuo richiamo ai carboidrati, agli zuccheri, il nostro corpo smetterà di utilizzare i grassi come substrato energetico, quindi li schiafferà nel tessuto adiposo, continuerà a utilizzare i carboidrati. In parallelo a questo, questa situazione di stanchezza impatterà sul sistema nervoso autonomo, quindi il passaggio da ortosimpatico a parasimpatico, che sarà distruttivo, nel senso che non staremo mai veramente in parasimpatico perché non ci sarà un rilascio di serotonina, ma al tempo stesso non riusciremo mai a stare in ortosimpatico perché saremo comunque tendenzialmente letargici e il sonno non sarà ristoratore, e top, come ciliegina sulla torta, ovviamente l'impatto sarà sui livelli di cortisolemia. Quindi chi è affetto da carbs addiction per via di queste botte che prende a livello neurale, a livello di incapacità di dormire e rilassarsi, arriva molto facilmente all'adrenal fatigue, che è una situazione in cui l'andamento circadiano del cortisolo tende ad essere sempre più o meno la curva analoga, però tendenzialmente diminuito perché il surrenale non riesce a pomparlo bene. E attenzione, perché il cortisolo è l'ormone iperglicemizzante, è un ormone che ha questa funzione di cercare di far aumentare un po' la glicemia. Quindi, in una situazione in cui stiamo continuamente in ipoglicemia, non abbiamo neanche un valido alleato che può essere il cortisolo, che ci dà una svegliata, due sberle e vai a vai con Dio. Quindi capite che è una situazione che può acutizzarsi molto, può riguardare tantissime sfaccettature a livello enzimatico, a livello ormonale, e è veramente veramente complessa. E immaginate come può impattare sulla ricomposizione corporea e sulla composizione corporea in generale. A questo si associa molto spesso il fatto che
non si riesce ad aumentare la quota di carboidrati, perché in realtà poi i carboidrati giornalieri che mangiamo sono pochi, però andiamo continuamente a immettere piccole quantità che continuano a farci fare questi sbalzi glicemici, però ci vediamo male, quindi tendenzialmente siamo frenati. E per molte persone invece, soprattutto chi affronta questo stato in una fase di bulk in cui veramente va a mangiare troppo rispetto a quanto si allena, quindi si instaura questo meccanismo di fluttuazione della glicemia, inizia a ingrassare veramente veramente tanto, e da là subito, ma io non posso salire più di tanto di carbo perché poi mi ingolfo. No, in questo caso tu sei in una situazione di carbs addiction, senti un sacco di fame, quindi dici vai, ho fame perché mi sto allenando, perché continua ad aumentare, però poi sei convinto che hai fame, quindi devi assecondarlo perché stai in bulk, però è un casino perché comunque ti riempi d'acqua. E il problema è che non tanto i carboidrati sono troppi, ma c'hai un'incapacità del tuo corpo di gestire bene i substrati energetici, e capite quindi quanto il discorso della cigirazio è importante. Ok, fatta questa premessa, e mi scuso per quanto sono andato lungo, cerchiamo di capire un po' come intervenire, quali sono le situazioni e le soluzioni. Generalmente la soluzione è in realtà abbastanza semplice, ed è quella di applicare non tanto un digiuno intermittente, quanto piuttosto un digiuno mimato. Qual è la differenza? Ci farò magari un video in merito per spiegarlo nel dettaglio di quelli che sono i meccanismi ormonali che stanno dietro, però sostanzialmente è mangiare nel corso della giornata delle piccole quantità di grassi e proteine, ok? Quindi piccoli spuntini per non avere né troppo un input energetico denso e alto, quindi l'input energetico deve essere ridotto, e al tempo stesso assolutamente non carboidrati, ma puntare su grassi e proteine, quindi dei piccoli spuntini nel corso della giornata. Perché questo? Perché molto spesso chi si trova in questa situazione di carbs addiction in realtà si sveglia al mattino che non ha fame, perché non ci sono queste fluttuazioni al mattino, non ha ancora mangiato, ma mangiare carboidrati è proprio quello che innesca questa miccia. Quindi al mattino non mangiamo, stiamo tranquilli, aspettiamo un pochetto, facciamo dei piccoli pasti di grassi e proteine e arriviamo fino a cena, e poi a cena applichiamo il digiuno intermittente e tutto il resto, quindi a cena mangiamo carboidrati, grassi e proteine, un pasto completo, e raggiungiamo il nostro tot calorico. Ora, la cosa ideale sarebbe quella di allenarsi prima della cena, quindi sfruttare l'allenamento sostanzialmente anche come driver dei carboidrati verso il tessuto muscolare, quindi questo faciliterà la nostra capacità di gestirli e anche logicamente quelle che ne deriveranno come fluttuazioni glicemiche, anche perché i carboidrati dopo l'allenamento sfruttano un meccanismo di restore del glicogeno muscolare che è insulino indipendente, quindi il corpo non dovrà neanche rilasciare troppo insulina, perché il problema di base è proprio che con questo continuo rilascio di insulina pian piano si sta in una situazione di resistenza insulinica, ok? Quindi i tessuti iniziano a diventare resistenti all'azione dell'insulina. Per cui in questo modo lo evitiamo, abbiamo il nostro pasto dopo l'allenamento, eccetera. Se ci alleniamo al mattino, il consiglio è quello di svegliarci, allenarci a digiuno, magari bere e sorseggiare un intra-workout che sicuramente con moderate quantità di carboidrati ben veicolate al muscolo ci dà una mano, e poi da là mangiare sempre grassi e proteine, almeno in acuto. Poi fare eventualmente, se possibile, una sessione di cardio abbastanza blando, nulla di che, prima della cena, e poi andare a cenare con un pasto completo. Nei giorni off, inserire di nuovo, se possibile, il cardio prima della cena e durante la giornata stare tendenzialmente a grassi e proteine, sempre in moderate quantità. Ora, una volta che la situazione si stabilizza, il peso si stabilizza, l'aspetto si stabilizza, ci sentiamo anche meglio e tutto il resto, i sintomi generali che eventualmente abbiamo di carbs addiction vanno a diminuire, quindi questa tendenzialmente spossatezza va a diminuire, e attenzione, i carboidrati a cena hanno la funzione di cosa? Di permettere, in questo caso, di stimolare la serotonina e farvi dormire, sogni tranquilli, ok? Quindi il fatto di non aver rotto le palle troppo a questo meccanismo nel corso della giornata permette di ritrovare comunque affinità anche in termini di stimolazione della serotonina. E il mio consiglio è quello sempre di prendere due bustine di Magnesax dopo l'allenamento, ok? Questo va a stimolare la clearance di dopamina e la stimolazione del GABA, quindi favorisce un po' questo processo di recupero del sonno, che è molto molto importante. Ok? Quindi da questo punto di vista continuiamo, e poi da là possiamo operare più o meno le strategie che abbiamo visto per il reset metabolico, quindi un costante aumento dei carboidrati. In questo caso possiamo provare a reinserirli pian piano dopo che ci siamo stabilizzati, quindi dopo 4-5 settimane che siamo sotto controllo, inserirli nel post-workout e poi pian piano in tutti i pasti, anche eventualmente toglierli un po' a cena se del caso. Ragazzi, questo è tutto per questo video, di nuovo qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò come sempre ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo al prossimo episodio.